Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati di nuovo sul mio canale. Oggi sono ancora con un nuovo appuntamento di FIFA 18, però questa volta faccio pack opening. Come vedete ho 7 pacchetti, che oltretutto oggi è lunedì, quindi ci sono i due che mi hanno dato, quelli che ti danno quando prendi il gioco in anticipo, che ci sono per 20 settimane, due pacchetti a settimana se non mi ricordo male. In più ho anche un pacchetto SDS in prestito. Un pacchetto bronzo che l'ho appena riscattato con gli obiettivi giornalieri, un pacchetto oro, due pacchetti oro premium, quindi questi qua e due pacchetti oro maxi, quindi totale 7 pacchetti. Questi sono i pacchetti. Speriamo di trovare almeno una sculata in questi 7 pacchetti, non chiedo altro, ma direi di partire prima con quello di bronzo. Poi tanto questi qua li uso se o per le challenge oppure li vendo. Adesso vedo un attimino. Vedo un attimino. Allora andiamo col pacchetto in prestito. Un giocatore oro. Dovrebbe essere anche oro raro se non da quello che ho letto sotto. In effetti sì. Oh, un if. Brasile, chi è? DC. Chi cazzo è? Hilton. Ed è già il secondo che trovo in prestito. Direi veramente sfiga, sfiga, sfiga. Ok, prossimo pacchetto, via. Niente. Vabbè, guarigione, silenzio. Ok, dai, diciamo che forme fisiche mi servono. Forme fisiche mi servono, contratti pure. Poi i giocatori vedo cosa farne, se scartarli alla fine, poi vedrò un attimo. Passiamo col terzo pacchetto, col quarto pacchetto. Pacchetto oro premium. E siamo già a due, dove non ho trovato un emerito nulla. Caligiuri. Vabbè, dai, le forme fisiche per la squadra mi possono pur sempre servire. Ultimo pacchetto oro premium da 12 oggetti, tra cui 10 oro e 3 rari. Speriamo un attimino in una botta di Q, perché schifo non mi farebbe. È quanto vedo. Oh, no, oro raro è, però non sarà quel della Fiorentina. Sanchez invece mi può servire questo per la squadra italiana. Ok, ragazzuoli, mi sono rimasti gli ultimi due pacchetti oro premium maxi. Devo dire che ho fatto, vabbè, togliendo il bronzo, il pacchetto giocatori in prestito, che ce n'era solo uno oltretutto, if. Direi di togliere quei due su questi due spacchettamenti che ho fatto, anzi tre spacchettamenti che ho fatto. Devo dire sinceramente che ho trovato nulla, nulla. Mo' c'ho due pacchetti oro premium maxi, speriamo veramente di trovare qualcosina in questi due. Vamos col primo. Oh, chi è? 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 Argentina? Ciocci? No. Bene, Banega. Banega. Ma va a cagà, Banega. Va bene, 83 va bene. Però, cazzarola, pensavo argentino. Ho detto no, argentino. Ho detto ma la lingua di Dybala. Poi quando ho detto CDC, no. Ciocci, ho detto non è lui. Vediamo a proposito quanto vale Banega. Penso proprio poco. Ah, 3.000. 3.000, 2.000, 3.000, dai, qualcosina riesco ad accumulare poi. Sinistra, esterno sinistro. È un pacchetto giocatore. Sblocchiamolo subito questi. Ok, direi, apriamo subito il pacchetto due giocatori, visto che me l'ha dato e pronti via. Tanto Banega. Qua niente. Speravo in una botticina di sedere là invece, no? Boffin, questo è il cugino tedesco, no, del Belgio di Buffon. Ok, sono con l'ultimo pacchetto oro premium maxi. Adesso veramente speriamo di trovare almeno, oltre a Banega, che vabbè, l'unico 83 walkout, se non ho capito male, se non dico una cacata, se non erro. Diciamo che uno su 8, perché c'è conto anche il pacchetto dei due giocatori che mi ha dato.
Proprio è pessima come statistica. Apriamo l'ultimo pacchetto Oro Premium, vediamo un attimino cosa si trova. Nessun workout, un oro raro, attaccante francese, Haller, che chissà proprio non mi serve. Ok ragazzi, questo pack opening si conclude qua. Mi dovrò sistemare anche la rosa con questi pacchetti che ho trovato, vendere giocatori in modo che almeno posso fare un po' più di punti, di crediti e vedere se posso comprarmelo io stavolta un giocatore di quelli seri, oppure andare a fare più di un draft. Scrivete nei commenti quale giocatore vorreste che compro, così almeno posso saperlo, mi metterò via i crediti ovviamente, ce ne metterò un po' di tempo, però mai dire mai. Magari una botta di Qculo ma arriva anche a me. Quindi ragazzi, se vi è piaciuto questo pack opening, lasciate un bel like, commentate, condividete, iscrivetevi se non siete ancora iscritti, mi raccomando, e attivate la campanellina. Iscrivetevi anche alla pagina Facebook Bestia1488, che è sempre inerente al canale YouTube. Spero vivamente che nel prossimo pack opening di trovare qualcosa di più sostanzioso, perché veramente è impossibile che non ho trovato nulla a parte Banega 83, però vabbè, anche lui non vale più di tanto, però è il più alto che ho trovato. Spero quindi nel prossimo pack opening di trovare qualcosa di più serio. Per questo pack opening è tutto. Ci vediamo alla prossima, da Best 1488. Bye bye amigos!